essere. Maurizio Malabruzzi, appena andata in archivio un'altra edizione del Blue Bar Festival a Francavilla al Mare, mi sembra che il bilancio da tracciare sia positivo nonostante i timori della vigilia per un'emergenza che tutti stiamo vivendo. Sì, guarda, il risultato è un risultato molto positivo, proprio perché avevamo paura, insomma, comunque questa edizione forse doveva saltare, cioè fino a un mese fa probabilmente questa edizione non c'era, cioè c'erano gli artisti ma non c'era la possibilità di farlo. Poi invece abbiamo insistito, il comune di Francavilla ha messo le regole giuste, insomma, ha ricevuto le indicazioni per poter fare gli spettacoli dal vivo. Noi abbiamo insistito e fondamentalmente i musicisti con cui eravamo d'accordo prima del Covid hanno mantenuto le promesse e noi siamo riusciti a mettere in piedi queste serate riuscite. Ecco, è stato uno dei pochi eventi in Abruzzo, il Blue Bar Festival quest'estate, che si è potuto svolgere al completo. Voglio dire, anche il cast di artisti non è stato sicuramente di secondo piano anche quest'anno. No, guarda, ti ripeto, cioè gli artisti noi li avevamo già contattati, ovviamente come immagini una manifestazione del genere ha bisogno di mesi di anticipo, quindi noi avevamo già preso degli accordi. Però poi con il fermo totale, con il lockdown, ci siamo fermati tutti. Molti degli artisti che avevamo già contattato hanno confermato la loro voglia di esserci e di riprovare a stare sul palco e suonare. Noi da parte nostra abbiamo garantito tutte le misure necessarie per, come dire, poter suonare e assistere ai concerti con tranquillità. Ogni giorno veniva sanificata tutta la platea, tutta completamente, e al cambio dei musicisti di gruppo tra il primo gruppo e il secondo gruppo veniva di nuovo sanificato anche il palcoscenico, per cui insomma diciamo abbiamo cercato di mantenere le file delle poltrone, no, misurate con una distanza obbligata. C'erano per chi prendeva biglietti da singolo e chi prendeva biglietti invece diciamo familiari, quindi con coppia, per cui diciamo abbiamo cercato di mantenere. I musicisti hanno capito questa esigenza. È stato un crescendo nelle quattro serate. Ricordiamo Maurizio che c'è stata un'eterogeneità musicale sul palco, ricordiamo gli ospiti di quest'anno che hanno ottenuto grande successo, grande attenzione. Guarda, noi l'abbiamo innanzitutto chiamata un'estate italiana, proprio perché sapevamo che saremmo rimasti in Italia. E abbiamo cominciato con la canzone d'autore, quella più teatrale, Erika Bubu e Cristicchi. In effetti hanno portato sul palcoscenico la loro voglia e la loro conoscenza di teatro molto 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 forte. Però quello che notavo è che poi è esploso nell'ultima serata insieme a Enzo Abitabile e che piano piano anche il pubblico ha capito che poteva stare tranquillo in questa che noi abbiamo chiamato, che il comune di Francavilla ha chiamato Love Arena. In realtà una volta entrato, una volta sanificato, una volta controllato la temperatura, una volta messi nei posti giusti, ci si poteva rilassare. E nelle quattro serate, diciamo, c'è stato un passaggio continuo appunto con Cristicchi, con Erika Mu, con Tosca, con i Rotta su Cuba, con Antonio Onorato, un chitarrista fantastico, sono tutti strumenti a corde unici al mondo, una chitarra che devi soffiare su uno strumento particolare per farla suonare. E poi Enzo Abitabile di sera, il gruppo del misto italiano e iracheno con delle musiche originali, cioè abbiamo anche sperimentato qualcosa, devo dire. Poggi Pollini con il suo rock, io lo chiamo un jukebox di venti, lui potrebbe suonare qualsiasi canzone del mondo della musica e lo fa sicuramente bene. L'importante è che sia blues. Questa via eternea, che primavera di lì, fior d'arancio e caffè, vento e sale dal mare.